dei ragazzi del settore giovanile, adesso sei un esempio per loro perché sei arrivato in prima squadra, stai giocando con continuità. L'avresti mai immaginato un anno fa? Pensare a distanza di un anno è difficile, sarebbe come pensare da qua a un anno, e visto quello che è successo io onestamente non ho dei piani, non ho speranze, io lavoro giorno per giorno. Dopo essere qua, dopo un anno, aver fatto questo salto, onestamente non me l'aspettavo. Senti, raccontaci invece la tua storia, quando sei entrato nel Padova? Io sono entrato nel Padova, avevo 7 anni con Bologna e ho fatto tutta la trafila fino ai giovanissimi e poi ho fatto 3 anni al Genoa, poi sono tornato qui, ho fatto un anno di Beretti, uno di Primavera e quest'anno mi ha fatto il salto. Tu sei andato al Genoa e dopo il fallimento della società? Dopo il fallimento sono rimasto qua un altro anno e alla fine di quell'anno sono andato al Genoa. Chi è stato il tuo allenatore più importante nel settore giovanile? Quello che ricordi con più affetto, non so, magari che senti ancora? Che sento ancora Centurioni, Ottoni, però secondo me tutti, dal primo all'ultimo, perché anche un ragazzo, avere un allenatore che sa quello che fa e che ti dà gli input giusti è fondamentale. Senti, tu poi sei stato al Genoa, lì magari non ha funzionato la cosa, non lo so, avevi la mancanza di casa, com'è andata quell'esperienza? Ma diciamo che a un certo punto si sono inclinati i rapporti con i direttori, con le persone importanti della società e dopo ho preferito Padova a qualsiasi altra possibilità, tornare a casa si può fare. Anche perché quest'estate non si sapeva bene il tuo futuro, ma il Padova ha investito su di te, ti ha fatto sentire importante, ma questo è stato bello per te. Sì, c'è a ringraziare il direttore, che se lui non ci avesse creduto magari oggi non saremmo qua a parlare così. Tu sei sempre stato difensore o hai iniziato magari l'altro ruolo? Ho iniziato il settore giovanile qui a Padova come attaccante, poi piano piano scendevo di ruolo fino a trovarmi difensore. E dopo lì ho cominciato a fare bene e hanno preferito lasciarmi lì dietro. Ti ha trasformato in Chieffa. Chieffa, che è uno proprio dell'attività di base, sì. Quegli allenatori che magari vedono le doti. E che te lo ricordi per sempre, perché quando cambi così te lo ricordi per forza. E il ricordo più bello invece del settore giovanile con una, non so, qualche vittoria con la squadra, qualche momento bello? Il ricordo più bello è stato la prima partita dopo essere tornato. La prima partita che torni a indossare la maglia del Padova, secondo me è la più bella. Con la berrete? Sì. E invece adesso l'avventura con il Padova, credo che non ti aspettassi neanche di giocare così tanto. Per essere sincero, non me l'aspettavo di giocare così tanto in un anno, figuriamoci a gennaio, però comunque è una gran soddisfazione. Il Sullo cosa ti dice? Tante parole, però come giusto che sia, perché alterna il momento di bastone al momento di carota, come è giusto che sia. E con la squadra non con le cose? Sono, prima di essere compagni di squadra, sono uomini e sono veramente delle bravissime persone. Avete stretto anche la porta? Sì, sì, sì. Siamo molti amici sia fuori dal campo che di... Senti, cosa ti sentiresti dire una cosa? Tu, insomma, per il momento sei riuscito a fare il salto, è difficile farlo. Cosa ti ha aiutato? Ti sentiresti dire a questi ragazzi un consiglio che hai detto a questi ragazzi? Di non dar nulla per scontato, di non abbattersi alle prime difficoltà, alle prime cose che non riescono e di continuare a lavorare giorno per giorno e impegnarsi, perché solo sudando si arriva a certi obiettivi. Mamma e papà cosa ti dicono? Sono orgoglioso. Papà è tifoso anche del Padova? Sì. Papà è tifoso, però per dirti, nel calcio ne capisce poco, però quando è ora del Padova è il primo a arrivare allo stadio. L'ultima cosa, hai avuto anche l'onore di essere convocato alla maglia nazionale, che esperienza è stata? È stata una bella esperienza perché ti poni contro giocatori che sono l'elite del calcio europeo e quindi è sempre fonte di ispirazione per crescere e migliorare sempre.
resti a Padova la seconda parte di stagione? Io ho un contratto fino al 2021, quindi fino a quel giorno io sarò per Padova. Poi questo è quello che vi chiedo al direttore, io onestamente non so. Senti qualche voce ogni tanto? Le voci girano, ma a me finora non è arrivato niente, quindi a me non interessa, sono concentrato a rientrare dalle fonti.